Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo video Cosa Mangio. Iniziamo con una bellissima colazione che io adoro tantissimo, un po' alternativa, ovvero del pane di segale con fichi. Adoro troppo, mi piace tantissimo il pane con i fichi, quindi mangerò un numero illimitato di fette e soprattutto di fichi, perché questi sono come una droga, uno tira l'altro, sono buonissimi, soprattutto quando sono maturi, ed è quindi una colazione bella e energetica. Come pane di segale faccio vedere, utilizzo il pane di segale, c'è anche Pupi. Ciao Pupina, amore di mamma. Allora utilizzo questo che me l'ha portato mia mamma, quindi non so dove l'abbia comprato. Comunque è pane di segale integrale 100%, quindi è super genuino ed è anche molto proteico. E poi berrò una bella tazza di latte di soia, e quindi per accompagnare il tutto ci puccerò anche dentro questo, insomma farò i miei inguacchi. E poi ragazze berrò una bella tazza di caffè. Spesso mi chiedete se bevo caffè. Sì, bevo caffè, assolutamente sì, per mantenermi sveglia durante la giornata, almeno 2-3 al giorno ne prendo. E anche perché il caffè, non so se lo sapete, accelera il metabolismo e aiuta a bruciare grassi, oltre al fatto che vi tiene svegli. Poi bisogna comunque non esagerare, perché comunque può fare male, però io vi consiglio di berlo, perché attiva e accelera il metabolismo, quindi ve lo consiglio anche prima di allenarvi. Comunque fa bene, sempre senza esagerare, sottolineo, tutto senza esagerare. E io lo dolcifico con questo, che è un dolcificante naturale, zero calorie, stevia, di cui adesso mia mamma mi ha portato queste bustine, e io invece di solito utilizzavo la truvia, quella in barattolo. Quindi questo è tutto e buona colazione, ci vediamo dopo per il pranzo. Io non faccio, ecco vi dico anche questa cosa, approfitto, perché spesso mi chiedete, non faccio un secondo spuntino, è difficile fra colazione e pranzo. A volte lo faccio, però proprio se mi sveglio molto molto presto, perché sennò preferisco, purtroppo ho tante cose da fare, quindi per evitare di passare proprio tutta la mia giornata a cucinare e mangiare, preferisco, che se vuoi, questo era il centro dell'attenzione, preferisco, vi dicevo, fare dei pasti più completi, quindi una colazione bella abbondante e un pranzo bello abbondante, di modo che mi metto dentro anche tutto quello che avrei potuto mangiare nello spuntino della mattina, così perdo meno tempo, insomma, quindi mangio molto. Buon appetito. Spaghetto integrale con pomodori bio freschi, olive nere, aglio, basilico e un po' di pomodori secchi, anche questi qua rossi a pezzettini, che danno molto sapore al sugo, e olio a crudo ovviamente, Carita style, vero amore? Yes, sono molto invitanti e sono molto buoni. Dai, avvolgi, vediamo come sono. Fai, ci metti un po' di formaggio però. No, questo senza formaggio. No, sì, vabbè, anche formaggio va bene. Wow, fai l'assaggio. Come sono, amore? Buonissimi, super invitanti, ragazzi, vero? Ragazzi, non dico provateli, no? Che non li possono provare. Ma fateli. Buon appetito. Eccoci qua, la mia merenda, ragazze. Oggi sono voluta preparare una cosa troppo troppo buona che vi straconsiglio, sia per merenda che per colazione. È buona e sana, ovviamente, healthy light, Carlita style. Ragazzi, sotto ho preparato tipo una crepe con solo albume in padella leggermente unta, e poi sopra ci ho messo questo qua, che è lo yogurt di soia, che a me personalmente piace tantissimo, lo adoro perché è leggero e rispetto agli altri yogurt di soia non ha un sapore di soia particolare. Comunque mi piace ogni tanto alternarlo allo yogurt greco, e l'ho versato tutto qui sopra, molto buono e dolce, mi piace tantissimo, non ha bisogno di dolcificante. Poi ci ho messo i lamponi e delle gocce di cioccolato, viene buonissimo proprio con questo accoppiamento. Poi vabbè, potete metterci qualsiasi frutta avete voi. E poi qua mi sono preparata una simil spremuta fatta in casa,
per non bermi quei succhi di frutta pieni di zuccheri che a volte si piazzano sullo stomaco e non si digeriscono, ho premuto mezzo pompelmo, eccolo qua, l'altro mezzo sta qua, in mezzo limone, e poi ho coperto con acqua naturale. E così mi bevo questa cosa molto rinfrescante. Sapete che il limone e il pompelmo anche hanno un'attività che accelera il metabolismo, è molto purificante per l'organismo. Quindi faccio questa super merenda healthy. Buona merenda! Burger di pollo e tacchino che faccio fare dal macellaio, naturali, con finocchietto e pepe, che Dario già ha quasi finito, e contorno di zucchine e melanzane, tutto in padella, molto molto semplice la cottura, poi andiamo a coccarci. Buonanotte. Gocce di cioccolata, ho fatto questo pre-nanna, vero amore? Sì. È un tipo un budino. No, questo non te l'hai mangiato. No, questo c'è. Con le gocce di cioccolata. Ci mancano un po'. Ci mancano, infatti. Se volete vi faccio il video, è semplicissimo da fare, freddo freddo. Cosa vuoi da mangiarlo qua? Ed è buonissimo, vero amore? Fa vedere sì. Com'è bella denso, mischia. È un budino. Vaniglia e cioccolato. Yummy. Ho messo un sacco di gocce di cioccolato. Ma questo non mi sta niente qua. Ho messo un sacco, amore. Okay, basta, quante ne hai viste? Chissà tu quante ne sei viste. Sei sempre esagerato, eh. Buonanotte, lasciate un like al video, amore. Sì, due like. 100.000.